3,50. 3. Metto un 3,50, immagino biglietto. Sì. Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Oggi siamo in provincia di Belluno, più precisamente in Alpago, più precisamente a Tambre. Siamo partiti da località Pian delle Lastre, giusto? Sì. Dal parcheggio a pagamento, poco prima di Malga, scrivo qui sotto il nome, e per il sentiero 926 dobbiamo raggiungere il rifugio Semenza, sui 1.900-2.000 metri, più precisamente 2020, ci tiene a far sapere la Cate. Sembra un'ottima giornata autunnale, quindi dai che oggi ce la godiamo. Ottimi cartelli e noi dobbiamo seguire il 926 girando di qua. Siamo dal lato giusto del filo spinato? No, dobbiamo attraversare, quindi attraversiamo qua che è basso, o meglio è tagliato. Ottimo attraversamento del filo spinato, complimenti. Grazie. Diamo anche qualche riferimento geografico. Questo dovrebbe essere il Col Visentin e invece questa dovrebbe essere la Piana del Cansiglio. Salita nel bosco, molto simpatica e ovviamente guaiva, molto molto bello venire qua d'autunno con i colori del foliage autunnale. Stiamo camminando ormai da un'oretta e dovremmo essere, penso, al limitare del bosco, a quota quasi 1600 metri. Quasi. Usciti dal bosco, sentiero che sale al primo tratto abbastanza ripidamente e adesso per fortuna spiana un attimino. Stiamo costeggiando tutto il lato della montagna. È un po' strettino con la vista sulla vallata, ma direi comunque abbastanza tranquillo. Puoi tornare indietro? Perché? Perché di sì? Ok. Volevo farti il video dalla curva. Sì. Mi fai sempre fare chilometri in più. Siamo a 1.900 adesso, mancano ancora 100 metri al rifugio. Ottimo. Qua siamo al bivio, comunque dopo scenderemo per il 923. Ah, wow, molto carino qua che si passa anche la testa sotto le roccette. Ovviamente occhio alle corna. E abbiamo appena scoperto che questo sentiero fa parte dell'altavia numero 6, che parte da... Non lo so. E arriva a... Ancora non lo so. Noi siamo qua per imparare. Eh beh, certo. Pochi metri ci dividono dal rifugio e...
come descrivere, c'è un profumo di carnazza che alle 11:20 mi mette una fame. La mia proposta è grigliata, 2 litri di birra. Sì. Mi sembra un ottimo investimento. Eccolo, il nostro mezzo di locomozione del ritorno. Dubbi che ci possa reggere? Beh, tu vedi scritto un divieto per salire, io no. Siamo saliti dal rifugio un paio di minuti per raggiungere il vicino bivacco e ragazzi, wow, veramente uno spettacolo. Vieni che mi serve il tuo ausilio. Noi adesso ci troviamo al cospetto, senti che italiano forbito che ti utilizzo, di un balcone panoramico direi incredibile. So già con dove stai andando a parare. Un'ottima vista sulle più celebri vette delle Dolomiti. Vai. Vai. Partendo da destra. Ok, abbiamo le... Non ne ho la più pallida idea. Salviamoci da questa figura barbina dicendo che l'unica vetta che conosciamo sicuramente è l'Antelaola in fondo. Riusciremo a farci un, non diciamo selfie perché non ci piace. Un autoscatto. Va anche bene perché qua, essendo riparato dal vento, non fa tanto freddo. Presto. La fatta? Non lo so. No, in realtà non l'ha fatta. Ora dovrebbe essere andata. Ora sta lampeggiando. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Solo una fetta di dolce. Oh, devo dire, è molto godurioso. Vai, siamo pronti per questa fantastica gag. Per chi suona la campana? Basta, non disturbiamo oltre. Pausa in rifugio finita. Abbiamo impiegato circa 2 ore e mezza a raggiungerlo e abbastanza celermente stiamo tornando indietro, celermente perché si è alzato improvvisamente un vento che definire gelido è poco. E ritorniamo al bivio qui vicino per poi scendere per il... cavolo, non mi ricordo già più il numero del sentiero. Bene, siamo ritornati al bivio, sempre con un, come sentirete, ottimo venticello. Esatto. La tua mise ne sta risentendo. No, che dici? Ho la piega perfetta. Maledetto giaretto. In discesa, tra l'altro. Non
in fondo, non so se si vedrà il video, si vede la laguna. Primo tratto di discesa abbastanza infame, il sentiero scende ripidamente prima su il maledetto ghiaietto e poi su sbalzi di roccia, quindi serve un attimino di attenzione. Ah, ma perché c'è il sentiero dei cippi della Serenissima. Sentiero di sta cippa. Bello, molto molto bello e soprattutto molto apprezzato dopo la discesa spacca ginocchia, il sentiero rilassante e riposante nel boschetto autunnale. Si è preso di più. Beh, grazie. Prego. Ottima pausa finale col dolce. Io ho preso la panna cotta. Non si tradisce mai il tiramisù. Infatti, adesso me lo farai assaggiare. Il barattolino. No, che maledetta. In circa 5 ore e 12 km abbiamo chiuso questa bella camminata al rifugio Semenza, escursione non eccessivamente impegnativa, è solamente un pochino, ma proprio poco esposta verso la fine all'andata e come ho già detto la discesa è un po' ripida tornando dal rifugio per il 923. Sentiero del ritorno nel bosco, ragazzi, veramente veramente molto molto bello, quindi stra mega consigliato d'autunno per i colori del foliage. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se foste interessati, vi ricordo di fare le vostre solite belle cose social, iscrivervi al canale, cliccare mi piace, attivare la campanellina e seguirci su Instagram e noi ci vediamo alla prossima camminata. Ciao!